Ciao YouTubini, benvenuti ad un nuovissimo video! Allora YouTubini, devo dire che ho parlato per più di 17 minuti nel video precedente, ma in realtà ho scoperto che il video non è stato registrato, infatti ho terminato il video, cioè io pensavo di aver terminato il video, mi sono alzato dal letto e nulla, volevo stoppare il video, ma in realtà il video era già stoppato perché il mio iPhone era di colore nero, quindi in realtà non ho registrato un tubo, perché ci troviamo su YouTube, tubo, vabbè, non fa ridere. Allora, cari YouTubini, vediamo se mi ricordo cosa ho detto nel video precedente, perché parlavo a ripetizione, poi sto anche morendo di caldo. Allora, innanzitutto mi vedete vestito nello stesso modo del video precedente, ovvero quello dei fazzoletti di tempo o gempo, come si dice, qual è il vero nome. Se non lo sapete, guardate subito il mio video precedente, perché non ve lo dirò in questo video. E quindi mi vedete anche in modo un po' così, con i capelli un po' brutti, barba fatta così, sopracciglia da mostro, perché purtroppo dovete sapere, scusate, un singhiozzo, dovete sapere che ho anche sete. Prendo un attimo l'acqua, scusate, come ben sapete io non taglio i miei video, quindi un po' per pigrizia, un po' per novità, non taglio i miei video, quindi anche se faccio, dico stupidaggini o cose che non c'entrano, faccio errori, non taglierò il mio video, quindi vedrete tutto com'è. Bevo un attimo un sorso d'acqua e vi dirò la tematica del video. Vi stavo dicendo, sono in queste condizioni pessime perché purtroppo io mi trovo a Londra, con la L, e nonostante siamo all'11 giugno, oggi 11 giugno 2020, anche se voi naturalmente questo video non lo vedete, vedrete oggi, ma lo vedrete tra qualche giorno, perché giustamente non è che lo pubblico adesso il video, perché prima pubblicherò quello dei fazzolettini di tempo, credo domani, cioè l'11 giugno, perché è appena scoccato l'11 giugno da poche ore, da un paio di ore, perché sono circa le 2:30 più o meno, e dopodomani, quindi il 13 giugno, il 12 giugno, credo che pubblicherò questo video, quindi sì, per voi oggi è il 13 giugno 2020, ma per me in realtà è l'11 giugno. Vabbè, voi direte, ma questo cosa cavolo sto dicendo? Cavolo lo posso dire? Non è una parolaccia, vero? Perché, infatti l'ho detto anche nel video precedente, spiegando che non era una parolaccia, perché il cavolo si mangia. Cos'è il cavolo? Cavolo, il cavolfiore? Vabbè, comunque non interessa. Quindi dicevo, i parrucchieri, i barbieri e gli estetisti sono tutti chiusi, qui a Londra riapriranno probabilmente il 4 luglio. Detto ciò, cercherò di essere più breve possibile perché non voglio ridire le stesse cose che ho detto nel video precedente, che poi voi non vedrete mai perché purtroppo il video non si è salvato. Allora, nel video precedente stavo cercando su YouTube qualcosa da argomentare, perché in realtà non sapevo di cosa parlare in questo video. Poi mi si è illuminata la scintilla, ho detto parliamo di Grande Fratello. Perché di Grande Fratello? Allora vi dico delle cose: Grande Fratello VIP, Grande Fratello NIP, Alfonso Signorini, Barbara D'Urso. Cosa c'entrano? Allora, non so se avete letto anche voi le notizie, false o no, non si sa ancora. Circola da circa un mesetto, la notizia che quest'anno, quindi questo nuovo l'autunno 2020, Mediaset, targato Mediaset Canale 5, Alfonso Signorini prenderà il posto di Barbara D'Urso. In che senso? Allora, innanzitutto, come ben sapete, quest'anno il Grande Fratello NIP, che doveva andare in onda a settembre, non andrà più in onda a settembre, ma bensì nel 2021, quindi verrà posticipato. E quindi il Grande Fratello VIP, che in realtà doveva essere trasmesso nel 2021, è stato anticipato e verrà trasmesso a settembre. Infatti sono già in atto i casting del Grande Fratello VIP, ok? Come ben sapete, quest'anno il Grande Fratello VIP, che è terminato con la vittoria della fidanzata di Federico Rossi, Giovanna, che è una ragazza, la ragazza Miss Italia oppure di
No, lei, la madre natura di Ciao Darwin, che è una bellissima ragazza, oltre ad essere dolcissima, infatti li vedo come una bellissima coppia, sia lei che Federico, che Fede, no, Federico non mi piace tanto, più Fede il nome, Giovanna e Fede, cioè sono bellissimi, tenerissimi, infatti ho visto delle live su Instagram, vabbè, è un'altra storia, però una bellissima coppia, mi piace tantissimo, sono contento che ha vinto lei, che poi ha devolto tutto il ricavato per il Covid-19, devo dire che quest'anno... Scusate, sto un po' sudando perché fa un po' caldo, perché fa freddo qui a Londra, solo che ho i condizionatori accesi a palla e nonostante ho la finestra aperta pure, però ho caldo. Comunque, il Grande Fratello VIP quest'anno, Alfonso Signorini, è stata la primissima volta che ha condotto un suo programma, perché di solito ha sempre fatto l'opinionista e ha condotto, devo dire, davvero molto, ma molto discretamente, dato che si è trovato anche in un periodo molto particolare, perché è successo che all'improvviso c'è stato il virus, poverino, non ha potuto avere più pubblico, non è potuto più andare nello studio di Roma, ma bensì a Milano, ha dovuto andare, o è dovuto andare, vabbè, comunque è entrato nella casa del Grande Fratello, spiegando ai Gelfini cosa stesse accadendo in Italia, nel mondo, quindi è stato davvero molto bravo, poverino, è stato un po' sfortunato in questo, però nonostante questo momento difficile, comunque se l'è cavata davvero molto, molto bene. E detto ciò, è stato proprio per questo motivo, è stato promosso e quindi, e no, poi anche alcuni motivi relativi sempre al Covid e alla ricerca di persone, non so, altre cose, quindi il NIP è stato posticipato a 2021 ed è stato anticipato il GF VIP. A parte questo, si vocifera che Alfonso Signorini, nell'autunno 2020, targato Mediaset, in particolare Canale 5, prenderà il posto di Barbara D'Urso. Infatti non sarà Barbara D'Urso a condurre il GF NIP, ma sarà Alfonso Signorini. In più, le verrà tolto anche Domenica Live ad Barbara D'Urso, perché ci sarà un programma di Alfonso Signorini concentrato sul Grande Fratello, ok? Ed inoltre il GF VIP di settembre avrà un doppio appuntamento come il Grande Hermenos in Spagna. Infatti già il GF VIP di quest'anno, quello che è terminato, per un periodo ha avuto doppio appuntamento il lunedì e il venerdì, ma anche a settembre sarà fisso, sarà proprio così. Però non c'è stata la smentita nella Mediaset, quindi non si ha una notizia ufficiale che sia vera questa cosa. Però c'è da dire che Barbara D'Urso, nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, ha affermato, ha detto, no, Pomeriggio 5, ma era live, non era D'Urso, ha detto, o Pomeriggio 5, non mi ricordo, comunque ha detto a Cristiano Malgioglio quando condurremo il nostro Grande Fratello e ci sarà. Quindi ha specificato che lei condurrà il suo Grande Fratello. Ora non si sa qual è la verità. Quindi chi condurrà il GF NIP nel 2021? Barbara D'Urso, Alfonso Signorini o chissà chi? Le verrà veramente tolto Live, Domenica Live a Barbara D'Urso? Chissà, però c'è chi dice che non è piaciuto come si è comportata Barbara D'Urso, non so, non viene specificato in particolare cosa, con alcune cose che ha fatto nei mesi precedenti, e quindi Mediaset vuole punirla, non si sa la verità. Cari youtubini, io adesso vi saluto perché ho troppo caldo, poi devo andare a fare anche la lavatrice, perché dovete sapere che si è rotta la lavatrice nei giorni scorsi, oggi mi hanno consegnato la nuova lavatrice e quindi devo assolutamente andare a fare la lavatrice, e poi perché anche tardi devo andare a dormire, è molto caldo, cliccate mi piace se vi è piaciuto questo video, cliccate non mi piace se non vi è piaciuto, commentate in modo positivo o negativo, iscrivetevi al mio canale ed inoltre cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati su tutti i miei video. E una cosa più importante, iscrivetevi anche sul mio profilo Instagram gaetano.donati. Un bacio a tutti, dal vostro Gaetano Donati. Col cuore, come Barbara D'Urso, no, col cuore, perché io mi devo distinguere. Col cuore lo dice Barbara D'Urso. Quindi non dirò col cuore, ma dirò. Non dico niente, dico direttamente buonanotte. Ciao, youtubini, al prossimo video!